novità, perché comunque a brevissimo il caso, insomma, parliamo di un caso molto molto lungo, anche a livello giudiziario, verrà chiuso. Guarda, in estate, la scorsa estate, quindi parliamo del 2017, c'è stata una riapertura del caso e due nuovi indagati, che però a tutt'oggi sono scaduti i termini e quindi è un'indagine, diciamo, un po' così, un po' strana. La procura non dice nulla e secondo me è avviata ad un'archiviazione. Ecco, poi dopo tornerò sul tuo concetto di indagine strana. Emilio, a proposito di indagine strana, anche per te è stata un'indagine strana, ovviamente per indagine strana, ma magari possiamo parlare anche di mancanze investigative, di voglia di trovare degli assassini o l'assassino. All'epoca l'opinione pubblica pressava molto e era necessario appunto far bella figura e dare un colpevole all'opinione Storia già pubblica. sentita Storia questa. già sentita anche in altri casi, è che appunto ci fu il cosiddetto innamoramento della tesi che portò poi all'esito che tutti conosciamo. Dottoressa Sacchi, lei che idea si è fatta di questo caso? Ovviamente lei è un'esperta, ovviamente il caso lo conosce molto bene. La gente si chiede, insomma, una mano sola per tutti questi omicidi, ce n'è uno che probabilmente non vengono riscontrate le stesse caratteristiche, ce lo inquadra brevemente, poi ovviamente dopo ci torniamo. Sicuramente c'è la mano sola e della mano di un serial killer. Le sette che pure sono state tirate in ballo anche in questo caso, dico tristemente in questo caso, non c'entra assolutamente nulla, questa non è una dinamica tipica della setta, le sette non hanno nulla a che vedere con gli omicidi, tantomeno con gli omicidi Anche quei seriali. lembi di pelle, purtroppo, insomma, dobbiamo anche dire un po' che questo è un caso molto molto macabro, anche il fatto dei lembi di pelle inviati non c'entrano nulla con un concetto di setta? Ci No, assolutamente no, ma del serial killer, assolutamente sì. torniamo. Professor Fusaro, consulente della difesa di Pietro Pacciani, quante responsabilità, Pietro Pacciani, lo ricordiamo, non c'è più, è morto, quante responsabilità ha Pietro Pacciani nel caso del mostro di Firenze? Pacciani fu condannato nel processo del 1994 a ben 14 ergastoli. Gli fu riconosciuta la responsabilità per tutti i delitti tranne che per il delitto del 68, dove la Corte d'Assise di Firenze ritenne di non aver raggiunto la piena prova. Nel 1996, nel processo d'appello, Pacciani fu assolto per la insussistenza totale del fatto. Fu dimostrato dalla Corte d'Assise d'appello presieduta dal giudice Francesco Ferri che l'impianto accusatorio era assolutamente carente. Tra l'altro, la cosa che sorprese in quel processo fu la richiesta di assoluzione che pervenne proprio dalla Ma Procura di Generale. Pacciani oggi che responsabilità possiamo imputare a Pietro Pacciani? Nessuna. Nessun, quindi Pacciani, su nessuno degli 8-11 dal omicidi? punto di vista processuale, il cittadino Pietro Pacciani è morto con una sentenza di assoluzione. Il processo che si sarebbe dovuto celebrare successivamente all'annullamento disposto dalla Cassazione, perché ricordiamolo, ci fu avverso la sentenza assolutoria ricorso da parte della Procura Generale di Firenze, che portò ad una sentenza di assoluta annullamento dell'assoluzione con rinvio però per celebrare il processo. Su quale presupposto? Sul presupposto che non fossero stati sentiti i famosi quattro testimoni che in limine alla decisione della Corte d'Assise d'Appello che assolse Pacciani erano indicati con le lettere dell'alfabeto. Alfa, Beta, Gamma, Delta. Il presidente Ferri, quando sentì formulare questa richiesta, disse senza trattenersi: beh, qui siamo all'algebra, e ordinò che la Corte entrasse in camera di consiglio. La Corte ne uscì dopo poche ore. Noi fummo sorpresi perché ci trovavamo a pranzo e ci avvisò la cancelleria dicendo: beh, dovete rientrare perché la Corte sta uscendo con la decisione. Ebbene, questa sentenza, questo processo bis che doveva celebrarsi fu celebrato, ma si fece notare che Pacciani era morto e devo dire che lì la difesa avrebbe potuto comunque chiedere che si procedesse comunque. Il nostro codice di procedura prevede che anche in caso di morte dell'imputato il processo possa essere celebrato nel merito. Questo credo che sia stato invece una sorta, come dire, di situazione che ha consentito poi la celebrazione dei processi bis et ter che hanno portato alla condanna dei compagni di merende, ma queste condanne, se uno va a vedere bene la serie omicidiaria, sono delle condanne che sono basate su situazioni